a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora, oggi ci sbarbiamo con un set che mi ha molto colpito. Mi ha molto colpito per due ragioni. Primo perché, pensandoci, è uno di quei set che si attesta nella fascia di prezzo che di fatto fa avvicinare gente alla rasatura tradizionale. Nel senso che è un set, eccolo qui, Vintage Club, ok? È un set composto da sapone e dopo barba, che si attesta attorno ai 20 euro, comunque sotto i 30 di spesa per il set completo. E quindi diciamo che chi si avvicina e passa dal sapone, che magari costa 2-3 euro, è più portato, no, a comprare saponcini di questo tipo. Saponi che sicuramente hanno dei pro e dei contro, ma non hanno, diciamo, spesso e volentieri nulla da invidiare a saponi più blasonati. Riflessione al riguardo. La profumazione è fantastica. Opla. Il sapone era coperto chiaramente da un remove sealing. La profumazione è fantastica, è un'esplosione di agrumi sostanzialmente, poi supportata da tante altre note olfattive, tra le quali mi ha colpito veramente tanto il basilico, che si percepisce, ok? Andando a leggere le note olfattive, che sono una marea, ci abbiamo note di testa, arancia, bergamotto, limone, basilico, canforacea, ozonica la percepisco bene, e lampone, ok? Il cuore è gelsomino, mughetto, ylang ylang e spezie. Note di fondo, un buchetto olfattivo fatto di muschio, legnoso, ambrato, vetiver, patchouli, fava tonka. Ok? Quindi diciamo che abbiamo quasi tutto il panorama, se non tutto il panorama, delle note olfattive. La figata è che è un sapone che secondo me c'ha uno di quelle profumazioni che sono buone d'inverno, in estate, sono buone sempre. Ok? Alcune riflessioni sul sapone. Ricollegandoci a quello che dicevo prima, ossia che il sapone è forse più facilmente scelto da chi si avvicina al mondo della rasatura tradizionale, però ci sono dei però. Il primo è che, ve lo faccio vedere qui sotto, è una pasta morbida. Vedete che lascio bene le impronte? Questa pasta morbida fa sì che ovviamente il sapone duri meno, perché la pasta morbida, se la andate a prelevare direttamente dal barattolo, spesso e volentieri fate un casino, ok? Sicuramente se aggiungete molta acqua lo andate poi a rovinare. E se invece la prelevate con una pennellata e la andate a mettere nella scatola o in una ciotolina da montaggio qualsiasi, il risultato è che sostanzialmente questo tipo di saponi ovviamente contiene una maggiore concentrazione di acqua, ciò vuol dire che c'è meno sapone e più acqua e quindi dura un pochino meno, ma questo può essere visto come un pregio, come un difetto. Io personalmente adoro i saponi in crema, specialmente quelli in tubetto. E difetto, finisce prima. Pregio, finisce prima. Che vuol dire? Vuol dire che, specialmente quando ci affacciamo a questo mondo, alla fine poi quello che ci effettivamente ci affascina, no? Sono questi profumi. Sentite che spettacolo, no? E allora ne vogliamo provare altri. Però se non è finito il sapone, come faccio a provarne altri? Con l'acqua calda arrivata nel frattempo. Come faccio a provarne altri? Allora, qui ci aiuta il sapone in crema, perché finisce prima e quindi siamo più propensi a comprarne di nuovi e provare altre cose, poi magari evolverci, scegliere la nostra marca preferita, il nostro sapone preferito, no? Ci sta tutto. Va bene, comunque, rasatura di oggi, Rocca con Naset, che andiamo ad armare ora.
queste cose di colla tante volte mi innervosiscono, devo essere onesto. Però è bella, eh? È bella. Eccolo qui, Rocca. Con la nasette vediamo quale sarà il risultato, perché la nasette spesso e volentieri mi dà poi dopo delle sbarbate un po' aggressivette. Il pennello sarà il Roma Colosseo, ben spremuto, ok? Ciotola di montaggio, la scatola con acqua bella calda dentro, che è un piacere per il viso. Ora, io che ho fatto qua? Ho spremuto per bene il pennello, quindi acqua diciamo non ce n'è se non una piccola umidità, e vado a fare un prelievo. Questo è quello che ho prelevato, eh? Non è tantissimo. Anzi, forse addirittura poco. Bene, nel frattempo che il sapone si scalda un pochino, mi sciacquo la faccia. Ecco. E vado di prebarba. Perché? Perché sì. È un po' che non lo uso e c'ho voglia di usare il prebarba. Sapone intuitivo, monta subito, monta facile. Poi devo dire che con la scatola calda è veramente una coccola poi sul viso, eh? Cioè, guarda, eh? Guarda che spettacolo. Ora è un sapone da 10 euro. Ma che cosa gli vuoi dire? Ma poi questo profumo che è stato creato dai ragazzi di Goodfellas insieme a Luca Di Naro. Qui cascava una palla di sapone, guardate.
Profumazione eccellente, ragazzi. Cioè, proprio veramente non c'è niente da dire. Barba era lunga, ragazzi, perché comunque con sto caldo in estate uno c'ha meno voglia, se la fa meno volentieri la barba. Oh, questo abbinamento Rocca Naset non è che mi sta piacendo tanto, eh? È come se peccasse un po' di efficacia. Però ovviamente questa è una mia impressione, non... L'esplosione di agrumi che ti arriva con... questo sapone incredibile.
La rasoia già vi ha portato via tutto. Però la passatina attraverso, solo sulle guance, qui sotto no. Non c'è granché da portare via, eh? Forse un pochino più da questo lato, ma... Alla fine il sapone c'era, passiamo pure qua sotto, no? Oh, la pelle... è bella idratata. È liscia, decisamente. E quindi che vi dico, ragazzi? Questo sapone... me lo ha prestato Pier Giorgio, che è praticamente il mio spacciatore di saponi. Se spacciare saponi fosse vietato, diciamo, Pier Giorgio starebbe all'ergastolo minimo per i saponi che mi ha prestato. Comunque, questo saponcino qui è un sapone che probabilmente mi comprerò. Perché? Perché mi è piaciuto, e la meccanica è buona, è un sapone onesto, fa il suo in maniera onesta. E adesso andiamo a vedere con il suo aftershave alcolico. Anzi, ce l'abbiamo qui. Ah, bellissimo. Ecco, nell'after, una volta messo sul viso, ovviamente, che rilascia, no? Voi dovete sapere che il vettore del profumo è l'alcol, ok? Che a contatto con la pelle tende a evaporare, e evaporando si porta appresso dell'olio essenziale. Altre 3-4 gocce ce ne mettiamo. E qui escono fuori tante altre profumazioni. Il lampone non riesco a percepirlo, però insomma si sentono i fiori, i legni molto molto in sottofondo. Bellissimo, fresco, caldo allo stesso tempo, una cosa fantastica. Va bene, ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica e poi, se proprio vi scappa sto dito, mettete un bel mi piace. Qui sotto trovate, qui sotto qui in descrizione, trovate, no, tutte queste cosine qui che aiutano enormemente il canale a crescere. Che vi dico? Io direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!